Ciao, state guardando India Today All e io sono la vostra conduttrice Sana. Il vertice del G20 ospitato dall'India si è concluso con successo domenica a Nuova Delhi. Ecco i 5 punti principali dell'evento ad alta potenza di 2 giorni. Sfidando ogni dubbio, i leader del vertice hanno raggiunto un consenso sulla crisi ucraina. La dichiarazione finale riconosceva le sofferenze umane della guerra e si opponeva all'acquisizione forzata di territori. Date le forti differenze tra i paesi occidentali da un lato e la Russia e la Cina dall'altro, il consenso è una grande vittoria diplomatica per l'India. Il secondo, l'accettazione universale di un nuovo corridoio economico che collega l'Europa, l'Asia occidentale e l'India, rappresenta un importante passo avanti per l'India. Il paese non aveva aderito alla iniziativa di Belt and Road guidata dalla Cina e stava cercando un'alternativa per facilitare la circolazione di beni e servizi tra queste regioni. Il terzo, il G20 ha concesso l'adesione permanente all'Unione Africana, in rappresentanza di 55 Stati membri. Ciò consolida la posizione dell'India come voce principale di quello che viene chiamato il Global South. Il G20 sarà ora effettivamente G21. In quarto, il vertice ha discusso il potenziale ritorno della Russia a un accordo che consentirebbe la ripresa delle esportazioni di grano dell'Ucraina verso l'Africa e l'Asia. Questo è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e controllare l'inflazione alimentare in diverse parti del mondo. Il quinto, i leader del G20 hanno trovato un terreno comune sulla necessità di normative chiare sulle criptovalute che gestiscano i rischi finanziari e salvaguardino gli interessi dei consumatori. Questa è Al Sana di India Today TV.